La mia prima domanda arriva dai nostri lettori e da alcuni giornalisti che ci hanno scritto. Mi piacerebbe che Deborah Serracchiani forse dicesse qualcosa sugli Occupy, su cosa pensa di questo movimento e in generale di questa spinta a riappropriarsi della politica, al di là dei partiti, uscire dal meccanismo della delega che si vede in giro per il mondo negli ultimi mesi. Credo francamente che si debba prestare molta attenzione a questi movimenti perché torna l'impegno sociale su temi importanti che riguardano non soltanto l'Europa ma il mondo intero e credo che i cittadini debbano partecipare in prima persona, fanno bene ad impegnarsi. Non condivido tutte le posizioni, ad Che esempio. cosa pensi di Matteo Renzi? Dico una cosa scontata quando dico che è una risorsa per il Partito Democratico. Alcune sue idee le condivido, su altre mi confronto perché magari non sono idee che mi Che convincono. cosa pensi di Beppe Grillo? Io credo che molte delle questioni che lui pone siano importanti, quindi non lo considero responsabile delle sconfitte del centro-sinistra. Se il centro-sinistra perde è colpa sua, insomma, deve interrogarsi perché non riesce a parlare a quell'elettorato. Hai mai pensato di promuovere una scissione nel PD? No, ci hanno già pensato in tanti. Vedi qualche donna in lizza per le primarie del PD? E se sì, quando? Mi sto preoccupando molto poco delle primarie del PD perché credo che le priorità siano altre, onestamente. E credo che però in un partito che voglia rappresentare la società debbano esserci in ruoli decisionali importanti anche le donne. Quando pensi realisticamente che Berlusconi mollerà? Credo che il declino sia sotto gli occhi di tutti. Non pensi che in questo momento il tema della visibilità stia drogando il dibattito all'interno del PD a scapito dei contenuti veri? Non è che per caso le logiche di comunicazione imposte dal berlusconismo si stanno impossessando anche della discussione interna al PD? Comunicare la politica non è una cosa semplice. Dobbiamo attrarre l'attenzione delle persone e poi aiutarle in qualche modo ad approfondire. Credo che il lavoro che dobbiamo fare nella comunicazione politica è investire tanto, ad esempio, nella rete, in nuove forme di comunicazione, cercare però di mantenere forte il contatto con il territorio e con le persone. Ottima presenza in internet, anche se il mezzo social non è solo di divulgazione e qualche volta sarebbe meglio dedicarsi a rispondere interagendo con l'utenza. Pensi che il futuro anche del coinvolgimento sia attraverso la rete, i social network, rispondendo e prendendo appunti sulle critiche o proposte che ne possono venire suggerite? È vero che a volte bisognerebbe fare una comunicazione non solo unilaterale, ma entrare in contatto anche con delle risposte. Un po' i tempi complicano tutto questo, però credo che il futuro stia anche in questa forma di comunicazione, soprattutto il futuro della comunicazione politica. Riguardo allo stato della politica attuale, voi avete mosso un lato giovane del PD, Renzi ne muove un altro. Non sarebbe meglio mettersi in testa che le divisioni non portano nulla di buono? Non saranno troppe le voci a cantare? La divisione non è mai positiva, soprattutto se è la divisione delle persone e mai delle idee. Deborah, credo che tu possieda tutte le caratteristiche per rappresentare questo paese. Non pensi sia arrivato il momento di dare agli italiani la possibilità di avere un punto di riferimento concreto, capace, che possa essere la giusta combinazione di ciò che è stato il nostro passato, ma anche di ciò che sarà il nostro futuro? Sottoscrivo, ci stiamo lavorando. Vorrei chiedere alla Serracchiani quali siano le sue proposte concrete per quanto riguarda il futuro lavorativo dei giovani. Sicuramente non si migliora il futuro lavorativo dei giovani intervenendo sul modo con cui si esce dal mercato del lavoro. Noi il problema ce l'abbiamo all'ingresso. Nessuno controlla l'uso degli strumenti, per esempio lo stage, quindi maggiore controllo, semplificazione delle norme, delle forme contrattuali. Bisogna far pagare di più il contratto di tipo precario rispetto al contratto di lavoro ordinario e poi dobbiamo anche migliorare tutto il sistema degli ammortizzatori sociali, poi incentivare le assunzioni dei giovani, lo si fa facendo pagare di meno alle aziende, ad esempio, i contributi previdenziali e in più cercando di incentivare la formazione. Vorrei chiederle quanto tempo riesce a dedicare al suo impegno come parlamentare europea e quali sono stati i migliori risultati conseguiti per le politiche di genere sulle quali ha lavorato. Innanzitutto io vado tutte le settimane a Bruxelles per diversi giorni, ci siamo occupati in particolare di tutelare le donne immigrate e abbiamo cercato, soprattutto nelle situazioni di emergenza, di garantire a queste donne la possibilità di avere, insomma, un futuro dignitoso. Onorevole Serracchiani, è mai possibile che tutti i personaggi della sinistra democratica siano costantemente in conflitto sulle sorti del partito? Lei non pensa che questo rappresenti un grosso problema per il partito e per la società schiacciata com'è sull'unica scelta praticabile con l'attuale sistema elettorale? Abbiamo bisogno di credere fermamente che il Partito Democratico è uno solo e smetterla, di parlare ciascuno ad un pezzo del proprio elettorato convinti ancora che questi
soggetti non formino un partito soltanto. Secondo te la mancanza di credibilità, di cui parlavi prima, investe soltanto Berlusconi o proprio l'Italia nel suo complesso? Purtroppo e drammaticamente la mancanza di credibilità investe il paese e in particolare la politica di questo paese. Si parlava questi giorni del fatto che i mercati siano emotivi e non diplomatici. Quindi, secondo te, se questo governo dovesse cadere, la situazione finanziaria potrebbe migliorare? Ma guarda, io mi sono fatta l'idea che l'Europa, i mercati sono in grado di aspettare un paese che va verso una svolta politica, naturalmente democratica, ma che invece non sono disposti ad aspettare un paese che naviga a vista come il nostro, in un mare di non credibilità e di non affidabilità. Come sarebbe stata la tua manovra finanziaria se fossi stata al governo? Ma io dico una cosa scontata, non avrei aspettato novembre 2011 per dire al paese che la situazione era tale da dover fare delle scelte anche impopolari. Patrimoniale sì o patrimoniale no? Sì, patrimoniale sì, anche perché stavo ormai nelle corde degli italiani, insomma. Che tu sappia, è vero quello che si vocifera, ovvero che l'Italia avrebbe mentito sui suoi conti, sui suoi bilanci, come ha fatto la Grecia? Io mi auguro di no, ma. Mi auguro di no, è anche vero però che siamo di fronte ad un'Europa che non ha saputo controllare la Grecia e viene anche naturale pensare che non si siano controllati i conti di altri paesi. Si è parlato molto oggi del maxi emendamento approvato ieri notte, ieri sera, insomma. Secondo te che cosa risponderà l'Europa a questo provvedimento, a questo tentativo? L'Europa forse è tenuta a rispondere proprio per evitare che l'Italia si trasformi nella Grecia, che in fondo va bene l'impegno dell'Italia. Questo non significa però che non siamo già belli che commissariati e quindi aumenteranno anche le pressioni. Però il problema qual è? Che non sembra esserci una visione. Poi tra l'altro si parla moltissimo nelle ultime ore dei cosiddetti frondisti. Secondo te, si potrebbe arrivare a una spaccatura reale nel PDL con questo provvedimento? Può darsi perché considera che in Parlamento non sono tutti scilipoti e Calearo, ma no, e quindi cercano in qualche modo di tirarsi fuori da una linea politica che non condividono più, insomma, non sono tutti servi, o così mi auguro.